riusciti a farla quasi tutta, ma per questi 10 minuti la linea ci ha fatto sto scherzetto. Beh, tanto la vedrete poi registrata, sapete benissimo come dovete fare, aggiornate la pagina e mi beccate. E so già che adesso qualcuno lo starà facendo perché un po' li ho ammaestrati e di conseguenza qualcuno adesso inizierà a sintonizzarsi. Comunque vi dicevo che nel momento in cui voi iniziate ad avere questo malessere psicologico, il vostro fisico ne porta delle conseguenze gravi. Ecco che è già arrivato Massimiliano Lorago, e adesso si aggiungeranno anche gli altri, e portate delle conseguenze gravi che il fisico non sa più come manifestarvi, cioè le conseguenze del vostro benessere psicologico. E come per miracolo, vi parlo di una mia esperienza, nei periodi che lavoro molto, ad esempio a me viene una dermatite a un piede, vado al mare, tanti dicono l'acqua salata, ma quando mai? Io ho fatto una prova a non mettere i piedi per almeno alcuni giorni, io come arrivo al mare dopo 3-4 giorni la dermatite al piede mi passa, non è per niente il beneficio dell'acqua salata, è il beneficio che io so già che per quei 10 giorni non avrò problemi, non mi occuperò, non mi sento tutte queste persone che mi corrono dietro sempre a chiedermi spiegazioni, a chiamarmi all'ordine, io ho comprato i cani da te, tu mi devi dare l'assistenza e c'è un problema, il cane non fa la guardia, è colpa tua, eccetera, eccetera, ed ecco che tranquillizzandomi, prendendomi queste pause, godo di questo benessere fisico sempre più elevato. Ed è il motivo che spesso dico, ma lo faccio, se mie figlie mi vorranno integrare, io la parte della compravendita dei cani, come dire, la lascerò molto presto, mi occuperò solo più a diffondere la cinofilia, che invece mi riempie sempre di soddisfazione, non devo mai render conto che tante volte dicono il cane non funziona come mi avevi detto e io non posso dire sì, ma vediamo quello che tu hai fatto, perché invece, insomma, la gente sono poche, le persone che studiano tanto sono sempre le più facili da accontentare perché capiscono le problematiche, che non sono molte, quindi meno studiano i clienti, meno studiano le persone che adottano un cane, più hanno la presunzione di sapere, ed è proprio con questi personaggi che si hanno poi i peggiori problemi che io cerco comunque sempre di sanare perché è sempre la miglior cosa da fare. Però, ritornando al benessere e al malessere psicologico, per cosa riguarda proprio la mia persona, beh, ho visto Nicola che ti sei aggiunto, ha una relazione incredibile e me ne sono accorto quanto lo ha per i cani. Ma parlando con gli allevatori, ma voi sapete quanto produce di più una mandria di mucche se l'allevatore è attento al loro benessere psicologico e le lascia fare un certo tipo di vita naturale? Ma voi non avete idea quanto mantengono alti i loro anticorpi e l'allevatore non è che lo fa tanto perché gli vuole bene alle mucche, che poi a un certo punto le macella, se ne frega di loro, eccetera, ma lo fa per dove ha già capito in certi settori che il benessere psicologico tiene più in salute la mucca, quindi gli fa spendere meno in cure, ma non solo, porta avanti più gravidanze, quindi produce più latte, insomma, il benessere psicologico ha una relazione incredibile con quello fisico degli animali. E allora voi vi dovete fare una domanda: perché non me l'ha mai detto nessuno? Perché non me lo dice il veterinario? Ecco, non chiedete a me, andate a chiedere al veterinario. Il mio dovere è solo farvi conoscere questo benessere psicologico, che è una necessità, così come una necessità che voi vi organizziate per indurre i vostri animali a migliorare il vostro benessere psicologico. Ed è solo con questo obiettivo che io, ad esempio, sabato al weekend dog dedico questa giornata alla cinofilia naturale, con un po' di demoralizzazione non per il numero complessivo dei partecipanti, perché non è già un gran numero, ma per l'assenza di quelli che si sono sempre fatti così, fatti vedere così amanti dei cani, convinti che i cani li amassero, che guai dire cagna, perché c'è già qualcuno che dice no, non si dice cagna a una femmina di cane. Qualcuno si è inventato che si dovrebbe dire cane. Altri dice no, si dice in questo modo. Ecco, voi che siete così attenti a questi dettagli, ma perché non venite sabato e non scoprite qualcosa di nuovo, non paragonate ciò che praticamente fate voi con ciò che vi dirò io? Tanto per farvi un'idea, non è detto che poi applicherete ciò che vi dico io, anche se io ve lo dimostrerò come faccio sempre con degli esempi, con delle cose logiche, con delle parole estremamente semplici. Perché non partecipate? Amate così tanto i vostri cani? Se è vero che i vostri cani vi amano così tanto, si meriteranno maggiore
interesse da parte vostro sul loro benessere psicologico, perché non lo fate? Ma perché il benessere psicologico non è una cosa che ha un tornaconto diretto con voi. Questo è ciò che vi dico, perché ce l'ha, perché se voi invece vi occupaste molto di più del benessere psicologico, avrete dei cani che vi creerebbero molti meno problemi di salute di ogni tipo, vi creerebbero molti meno problemi di benessere, scusate, di gestione, perché il benessere psicologico e la facile gestione del cane hanno delle relazioni incredibili, cioè noi siamo più predisposti ad ascoltare gli altri, più predisposti ad ascoltare, ad impegnarci nel lavoro, ad adempiere le nostre mansioni, quando viviamo in uno stato di benessere psicologico o quando abbiamo già le palle che ci girano e quindi non vogliamo sentire niente, rifiutiamo tutte le proposte, li mandiamo tutti a quel paese. Ecco, perché nessuno non vi parla di questo? Ma perché ci sono rimedi. Il malessere psicologico del cane vi porterà ad avere tanti problemi di gestione, di aggressività dei cani, di salute, di tutto, ed ecco che c'è chi praticamente ha già studiato questo rimedio che vi vuole dare. Bene. Quindi, tanto per concludere, mancano ancora questi 4 minuti. Qual è il segreto? Ed è una cosa facilissima, da capire, di mantenere il benessere psicologico dei nostri cani è quello di fare un ragionamento logico che vale per tutti gli esseri viventi e varrebbe anche per noi. Siccome al nostro cane non vogliamo, sbarra, possiamo, adesso per una serie di leggi, lasciarlo spaziare sul territorio circostante, come vorrebbe la natura, no? Siccome non gli abbiamo dato la possibilità di avere una sua strada di vita, lasciarlo con i cuccioli, lasciarlo con i fratelli, crescere con i genitori, l'abbiamo preso da cucciolo, l'abbiamo messo all'interno di una recinzione, ecco come dobbiamo fare per cercare di aumentare il suo benessere psicologico, di promuovere questo suo stato d'animo che è essenziale per la sua salute, ci dobbiamo chiedere lui. Visto che adesso è chiuso qua, che cos'è che vuole? Quali sono le sue aspettative? Visto che abbiamo appena detto che quando ci vengono negate le nostre aspettative, ci entriamo in uno stato di malessere psicologico. Perché non lo dovrebbe fare il cane? Tanto più che il cane è così intelligente come tutti mi dicono sempre. Ecco, proprio perché il cane è intelligente, il cane capisce benissimo che non si sta bene all'interno di una recinzione, per grande che sia. Capisce benissimo che non si sta bene da soli, visto che lui è un animale da branco. Capisce benissimo un sacco di cose. Quindi ottenere il benessere psicologico del cane si può solo se il proprietario si impegna tanto per creare quelle condizioni ambientali e per farsi continuamente delle domande: cosa farebbe il cane se non fosse il mio cane? Dove andrebbe il cane? Che cosa procurerebbe per la sua vita? Come si relazionerebbe con tutto ciò che gli si sta attorno? Che scelte farebbe su quella che è la sua esistenza? Ecco. Il benessere psicologico lo teniamo nel nostro cane solo quando noi ci facciamo queste domande, che a volte ci richiedono degli interventi molto più costosi e molto più onerosi sotto il profilo organizzativo e del nostro impegno, che portare il cane quando sta male dal veterinario e metterci la cuore in pace. Però voglio finire dicendovi: non confondete mai il curare un cane che sta male con il fatto di fare di tutto perché non si ammala. Se voi veramente siete quei grandi amanti di animali che molte volte mi apostrofate senza conoscere cos'è la cinofilia naturale, perché io faccio determinate dichiarazioni, determinate sottolineo determinati concetti, ecco, se voi siete veramente dei veri amanti animali, è scontato che voi vi dovete impegnare a non fare ammalare il vostro cane, non solo a mettervi la coscienza a posto, che quando lui sta male vi fate vedere da tutti che siete diligenti e ne cercate dei rimedi anche se si presentano costosi. Bene, prima di lasciarvi vi dico due o tre cose rapidamente. Sabato, domenica, weekend dog. Entro stasera vi dovete scrivere, potete forse anche scrivervi ancora domani e venerdì. Venerdì non credo, però pagherete un sovrapprezzo. Quindi avete fino a stasera alle ore 24. Invece, entro domani sera finisce il termine per acquistare, se vi interessa ed è una condizione necessaria, se voi non avete i miei cani, acquistare il video corso base sul cane da guardia, che è una delle credenziali che dovete avere per far parte di questo gruppo cinofilia, scusate, Guard Dog Evolution, che dove io
arricchirò questo gruppo con tutti dei dati tecnici per migliorare appunto le prestazioni e la convivenza con i cani da guardia. Bene, queste erano le due cose importanti che vi volevo dire. Come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e chi non l'ha fatto adesso lo farà magari stasera e vi auguro a tutti buona giornata. A presto e ci vediamo.